Quasi 1.500 atleti hanno partecipato ai campionati di società di atletica leggera allo stadio di atletica di Arezzo, Enzo Tenti. Tra le presenze significative quella di Clarissa Iapichino, la figlia di Fiona May, ancora nelle categorie allieve è una promessa internazionale. Dopo la prima giornata, ottimi risultati ottenuti dagli atleti in moltissime gare che si sono disputate, per i colori aretini in particolare dell'Unione Polisportiva Policiano, soddisfazione per la vittoria di Yassin El Khalil nella gara dei metri 1500. I 100 metri ad Arezzo sono stati terra di conquista per Luca Antonio Cassano della Firenze Marathon. Solo disco per l'azzurro del peso Leonardo Fabbri, che aggiorna il personale fino a 53.02. Nel giavellotto il 23enne Roberto Orlando ha incrementato il suo primato a 73.26. Tre allievi in evidenza. Larissa Iapichino si impone dimostrando già confidenza con le barriere da 84 cm, diventando la terza under 18 di sempre con gli ostacoli assoluti. Un'altra vittoria per la 16enne Rachele Mori dell'Atletica Livorno, che fa atterrare il martello da grande 4 kg a 56,86. Aggiunge un centimetro all'altra 16enne Idea Pieroni della Virtus Lucca. Di questi campionati di società che hanno visto la bellezza di oltre 1.400 atleti provenienti dalla Toscana e non solo, e facendo grande spettacolo. Esatto, una giornata di grande spettacolo, di sport, e neanche l'ostilità del tempo ha fermato questi atleti e anche gli spettatori che hanno riempito e animato il nostro stadio di atletica. Quindi un grazie agli organizzatori che come sempre hanno, scusate la ripetizione, organizzato un grande evento che ha dato risalto a tutta la città.